ci impone come materia concreta di riflessione e poi di impegno la costruzione di un nuovo ordine mondiale, un ordine mondiale più giusto e più sostenibile. Ci impone come materia concreta di riflessione e poi di impegno la costruzione di un nuovo ordine mondiale, un ordine mondiale più giusto e più sostenibile. Vivere è consumare. Gli esseri umani del tuo pianeta sono solo una risorsa che poi viene convertita in capitale. E tutta questa impresa è solo una piccola parte di una vasta e splendida macchina definita dall'evoluzione, progettata per un unico scopo: creare profitto. Mia madre mi ha fatto capire che ogni società umana è una piramide e che certe vite conteranno sempre più di altre. È meglio accettarlo che far finta che non sia vero. No, non sono soldi delle tasse. Le banche hanno dei conti correnti con la Fed, proprio come lei ha un conto corrente. Così, per prestare ad una banca, noi semplicemente usiamo il computer, per incrementare il valore del conto corrente. Questo è molto più furbo che stampare denaro, anche se non è esattamente lo stesso. Sono entrato in un ente di diritto pubblico, con il processo che è stato attuato abbiamo avuto una di fatto e poi nella sostanza così, e poi anche giuridicamente attribuito la vera privatizzazione dell'istituto. Abbiamo in atto cioè un processo nel quale l'Europa impone la privatizzazione di tutto. La privatizzazione di tutto significa che saremmo privatizzati anche noi. Quindi tutto ciò che produce ricchezza e aumenta la ricchezza della nazione va all'estero. Il futuro sarà quello di essere semplicemente degli schiavi. Non si può andare avanti così. Bisogna trovare una soluzione. E quindi pensando e ripensando, l'unica cosa è quella di colpire quello che è stato il marcio che ha comportato questa crisi. L'ho individuata in che cosa? Nella crescita aberrante della finanza. Ma la finanza chi la governa il privato. E il privato deve fare gli interessi personali, non fa gli interessi della collettività. Questi vincoli sono evidentemente insostenibili. Perché noi dobbiamo fare il 2,6 addirittura al di sotto del 3% quando altri paesi sono oltre, sostanzialmente per rispettare il fiscal compact, cioè l'idea che noi in una situazione di economia che non riparte dobbiamo avviare da adesso la riduzione del debito. Il punto è che, se faccio un ultimo esempio, il Jobs Act che cosa produrrà? Produrrà più
flessibilità / precarietà del lavoro, e poi il vero obiettivo per cui è stato fatto e imposto da Draghi a Renzi nel famoso vertice di agosto, cioè la famosa deflazione salariale, l'unica chiave per recuperare competitività e abbassare i salari, quello che è stato fatto in Grecia, in Spagna, in Portogallo, con i risultati che conosciamo. In più, attenzione, per questa strategia è naturale che la disoccupazione debba rimanere alta. Lei lo sa che uno dei parametri a cui noi siamo inchiodati è quello della disoccupazione strutturale. Cioè, questi geni di Bruxelles hanno stabilito che ogni paese ha un certo tasso di disoccupazione sotto il quale non può scendere. Cioè, noi nel DEF abbiamo scritto che nei prossimi anni la disoccupazione non scenderà sotto il 12% come obiettivo quasi dichiarato del governo.